Buon pomeriggio a tutti, sono Luigi Onaracus e preferite, tornato dal Comic Con, distrutto ragazzi, ho dormito una cosa come 10 ore, davvero distrutto e finalmente con un ritardo ignobile, chiedo scusa però penso che immaginate che al Comic Con ho caricato video che ho registravo la notte, il giorno prima, o comunque video che avevo già caricato sul canale. Nuovo video sull'analisi della Bacio di Gogeti di Giaremba, giusto in tempo per le ultime 24 ore. Ad oggi, ragazzi, vi dico subito: sono le due Bacio migliori mai uscite del gioco. Li divido in due video per riuscire anche a separarle bene, perché soprattutto in futuro, per quando usciranno nel global, e se siete giocatori global, è meglio analizzarle una per una. I PG nuovi sono pochissimi, sono due PG nuovi per quella di Giaremba, che andremo a trattare in questo video, e un PG nuovo e un tour per quella di Gogeta. Allora, iniziamo proprio da quella di Janemba. Il primo PG è evolvibile dal Janemba grasso pullabile SR e Super Janemba AGL. SSR 7260 KP per 7344 attacco, 4190 di difesa, costo di 27, chimetra 300, 12, 100 per 130% per il nuovo Old Kai pullabile praticamente per Janemba. PG che mi aspettavo da appena è stato mostrato Janemba che uscisse, era scontato che sarebbe uscito un Janemba grasso evolvibile. Non me lo aspettavo Extreme AGL. Non me lo aspettavo Extreme AGL. Andiamo un attimo a vedere cosa fa. La leader skill aumenta di 3, scusate, aumenta di 2 i ki e l'estate 30% di AGL fisici. Buono, buono. Il fisico è strano come colore scelto, avrei scommesso mettessero gli int, avrebbe avuto più senso, però carino. La passiva Orb Manipulator, buono davvero tanto per Magetta, cambia gli orb fisici in AGL, la capisco poco, la capisco abbastanza poco, ma va bene, ok, ci sta. E in più guadagna il 20% di HP, di attacco, scusate. Buono, carino, niente di trascendentale, ma vale la pena tenerlo in monocopia. Cioè, una monocopia, se ha uno anche solo come filler, ci sta, è come Super C17. Davvero buono. Link sono fantastici: Brutal Beatdown, Metamorfosi, BBB, Shocking Speed, Fierce Battle, Nightmare, Fear and Fate. Link perfetti, inattaccabili. La special ha una leggera diminuzione della difesa avversaria. Niente in particolare, parte S1 220% per 21k, sino SA10 355% per 33k. Carino da buildare? No, non lo consiglio di farmarsi anche l'ability, però può essere un ottimo filler. Scuola non andrà nel team Magetta, perfetto, però un pochino bisogna stare attenti. Non è affatto malaccio. E poi ragazzi, passiamo al big di questa batch, ovvero a Janemba. Super Janemba STR Tour Neo God Leader degli Extreme STR. Inizialmente mi sono sparato in testa quando ho visto che non era un full power freezer, però hanno fatto un lavoro molto migliore di quanto pensassi. Almeno nel PG, l'evento ad oggi è il 50 stamina che mi fa più schifo del gioco. Benché all'inizio lo trovassi interessante e divertente perché ho sculato le prime run, mi sono visto le run dall'altra parte, ovvero le run in cui sfighi. Lasciamo perdere. Comunque, 11.333 HP, 10.793 attacco e 5.343 di difesa. Chimeter 200, 12.150% per un costo 58 per l'unico e inimitabile Neo God Leader STR Extreme. Allora, passiva divisa in tre parti. Parte 1, attacco più 80%. È il più debole nel piano offensivo di tutti i Neo God Leader. Fa meno danni di qualsiasi altro God Leader e anche il suo team ad oggi nel Jap è il team che farà meno danni, quindi stateci un attimo attenti. Ma non dovete disperare né definirlo debole, ragazzi, è tutt'altro che debole. Seconda parte della passiva, la stessa di Janemba Int. Para qualsiasi attacco. Di base è una riduzione del 50% a qualsiasi genere di danno. Fissa in ogni caso. Buono. Buono, sapete Janemba Int secondo me era il miglior tank, assolutamente. Attualmente questo è meglio di quello là per la terza parte. Media chance di evitare gli attacchi. Allora, la media chance
non ho ancora trovato valori ufficiali o ufficiosi, diciamo, a meno che non li abbiano aggiunti molto di recente qua nella wiki che seguo, controllo per sicurezza, ma ho i miei dubbi che siano uscite. No, infatti, non ci sono ancora valori, ma quanto ho visto in giro, ho chiesto anche ad altre persone che l'hanno trovato, io non l'ho praticamente ancora provato, è che ha un 25-30% di evitare qualsiasi attacco innato. Ora, come funziona la chart? Dovrebbe funzionare che se fallisce l'innato parte la chart. Non dovrebbero essere cumulabili, fossero cumulabili forse sarebbe leggermente troppo barato. Però ragazzi, siamo di fronte al miglior tank del gioco, assolutamente. Giocabilissimo, addirittura penso in Super Setiere, anche se lascerò a Zag nei commenti il suo parere, lui l'avrà provato, io non ho... Non ho salute, ma non ho neanche proprio avuto tempo di provarlo, se non in Extreme, dove ha girato bene. Davvero un gran PG, Link, BBB, Shocking Speed, Metamorphosis, Brutal Beatdown, Nightmare, Fear and Fate e First Battle. Perfetti per Team STR Extreme, buonissimi anche per Team, super per Team Extreme in generale, quindi ottimo, 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 ottimo. La sua special riduce di molto la difesa avversaria, esattamente come la special dello Janemba originale, parte S1 280% 45k e S10 505% per 81k, davvero niente male. Come funziona il Team STR? A molti non piace. A molti il Team Extreme STR non piace, verrà rivalutato se uscirà quando e se uscirà un Broly LR nel JAP, in quel caso cambierà totalmente perché avrà un DPS pesante, ma ad oggi è un team molto che si basa sul tanking e sulle battaglie lunghe. E lo reputo quasi impossibile da uccidere, una marea di PG con Metamorfosi, avete una recovery assurda, potete mettere Zamasu per aumentarlo ulteriormente, avete tank su tank, Lilde, Omega, lui... Cell, che dopo un tot di special diventa anche lui un tank. E danni li potete fare perché avete Kid Buu, Sexy Buu, che può fare i danni davvero, davvero, davvero niente male. Però è lento, è molto lento da fare. Lo reputo comunque meglio dell'Extreme Int, lo reputo comunque meglio del Super Tech. E penso di poter dire che sia meglio dell'Extreme AGL senza Majin Vegeta. Con Majin Vegeta reputo migliore il team. Nel caso uscisse Broly, diventerebbe migliore anche di un eventuale team Majin Vegeta. Però parliamo del futuro, non abbiamo le sicurezze che esca Broly anche nel JAP. Andiamo quindi, ora che abbiamo affrontato il 2 PG ottenibili, vi ricordo che, vi accenno anzi, che l'ability chart di Janemba dovrebbe diventare critico evasione, maxatelo, ma aumentare tanto l'evasione ci sta. Andiamo a vedere com'è la batch che ho definito, come ti dico prima, una delle migliori mai uscite. Abbiamo il 10% di SSR, ottimo, all'incirca in media un SSR ogni multi. Il più comune è Janemba, infatti ne ho trovate due in quattro multi, ovvero 0,722%. Abbiamo poi Black Fisico, ottimo, 0,720%. Omega, buono, adesso è tornato a essere un god leader coi contro coglioni, 0,715. Cell STR, il miglior cell ad oggi nel gioco, 0,715. Bardock mascherato, ragazzi, PG che per me avrà futuro, spero di pullarlo, ho già fatto tanti summon, davvero tante, però penso che ne butterò ancora qualcuno quando annunceranno il nuovo god leader del prossimo super fisico. Probabilmente vedo com'è, per ormai si sapranno le stats, cosa fa il giorno prima. Mi faccio un paio di calcoli e dico, mi tengo le stone o mi faccio un paio di multe ancora, una su Gogeta e una su Janemba, perché Bardock lo vorrei tanto. Abbiamo poi Merge Zamazu 0711, che a oggi purtroppo è morto come PG, ma potrebbe tornare benissimo in auge con l'Extreme Tech. E poi signore, abbiamo Cooler Fisico, miglior PG Extreme probabilmente del gioco ad oggi, perché il Neo God Leader Fisico e il team fisico è tra i migliori del gioco, fa male con Full Power Freeze, fa male un casino. 0705. Abbiamo poi Janemba Ciccione, che trovate al 10%, io in 4 multi ne ho trovati 2, e cavolo, ci voglio gli Old Kai per portarlo a UR, però è un ottimo metodo per aumentare l'SA.
Tornato da Zanzara. L'SA dei due Janemba. Bach buona? Assolutamente sì. Meglio questo Gogeta? Qua è difficile. Qua è difficile rispondere. Come PG, Gogeta e Janemba non sono paragonabili. A differenza di come successe col primo Janemba, il primo Gogeta, in cui Gogeta era chiaramente superiore di tantissimo a Janemba, attualmente la superiorità non è così marcata. O meglio, Gogeta è il miglior DPS del gioco, probabilmente. Anzi, togliamo il probabilmente, quello più stabile, che ha bisogno di meno rotture di palle, che fai danni a qualsiasi cosa. Janemba è il miglior tank del gioco, che para qualsiasi cosa. Posso dire che Janemba ha meno bisogno di Ability Chart. L'Ability Chart per Janemba è un plus. Per Gogeta la reputo obbligatoria, lo vedremo. Esce comunque oggi il video, tranquilli, più tardi con l'analisi del PG. Quante sto a buttarci? Ragazzi, dipende da cosa avete e cosa non avete. Avete tutti i Super God Leader? State più su questa batch, provate a beccarvi Janemba, Cooler, Bardak, che potrebbe essere interessante. Avete tanti PG, cioè avete tutto in questa batch tranne Janemba. Lasciate perdere, ci saranno altri momenti di prendere Janemba. Suo team è complesso da usare, difficilmente sarà il consigliato per uno stage, anche se voglio prima testarlo bene. Non ce l'ho completo, mi manca un PG, un SR, e vai. Però può esserci un perché di utilizzarlo, può funzionare, può essere interessante. Altri PG, ah sì, la batch naturalmente Only Extreme. Trovai soltanto il PG Extreme, quindi è buona anche per trovare qualche SR. Io ho sfigato, ma probabilmente è più che fattibile, dannato Zanzara, trovare i vari C17 SR, Buff Bu SR. Quindi buttate un occhio anche per quello. E approfittatene. Noi ci vediamo più tardi con l'analisi della batch di Gogeta. Vi auguro una buona giornata e alla prossima!